Buon pomeriggio, oggi andiamo a creare insieme un semplicissimo modulino utilizzando cipollotti 3x4 mm, cipollotti 3x2 mm, rocai 8-0, queste sono della Toho, ma vanno bene anche le Miyuki, e le 15-0 Miyuki. Poi io qui mi sono preparata un perno a pallina in acciaio, un bicono da 6 mm Swarovski, un chiodino sempre in acciaio e uno di questi connettori sempre in acciaio, e questo connettore l'ho preso su Temu. Allora, cosa dobbiamo fare? Ah, il filo, scusate, Fireline 0 15, questo è quello Smoke. Iniziamo il nostro modulino. Inseriamo sul nostro ago 4 rocaille 80. Rientriamo in tutte le nostre perline e andiamo a chiudere a cerchio. Quindi otteniamo questo fiorellino. Vado a fare un nodino tra questi due fili, più che altro per sicurezza. Adesso mi sposto tra le rocaille, così mi allontano dal nodino e rinforzo un pochino la lavorazione. Realizzato il mio primo modulino. Adesso inseriamo sul nostro ago 3 rocaille 80 e, come vedete, con il filo sto uscendo nella parte superiore della rocaille, noi ci inseriamo dal basso verso l'alto e abbiamo creato il secondo modulino. Adesso faccio un giro di rinforzo e mi porterò a sbucare sempre dalla rocaille, questa qui centrale. E devo fare altri due modulini, quindi come abbiamo fatto questo andiamo a realizzare anche gli altri due modulini. Ricordiamoci di fare un giro di rinforzo per ogni modulino inserito. Eccomi qui, come vedete ho realizzato tutti e quattro i modulini. Adesso sto uscendo da questa rocaille 80, quindi con le 80 abbiamo finito. Vado a prendere un cipollotto 3x2 mm e mi inserisco nella 80 successiva. Un altro cipollotto 3x2 mm e inseriamo l'ultimo di questo lato. Quindi per ogni lato dobbiamo inserire 3 cipollotti 3x2 mm. Eccoci qua. Ora passo le mie rocaille e vado a fare la stessa cosa da questa parte. Ecco qui terminato anche questo lato. Adesso ripasso attraverso le mie rocaille e mi porto a sbucare dal cipollotto. Adesso vado a prendere un altro cipollotto 3x2 e mi inserisco nel cipollottino successivo. Un altro cipollotto e in questo modo ho finito questo lato. Inseriti due cipollotti laterali, risaliamo e ci portiamo a sbucare da questa rocaille 80 e andiamo a creare subito la prima asolina con 6 rocaille 15-0. Bene, in questo modo abbiamo creato l'asolina. Facciamo uno o due giri di rinforzo e poi ci spostiamo e ci portiamo ad uscire da questo cipollotto. Sto uscendo da questo cipollottino, adesso andiamo a prendere un cipollotto 3x4 mm, questo è quello color oro. Quindi mi inserisco nel cipollottino successivo, passo tutte le mie perline e anche qui ci portiamo a sbucare dalla rocaille 80, questa qui. E andiamo a creare un'altra asolina con sempre con 6 rocaille 15-0. Bene, anche qui facciamo uno o due giri di rinforzo e poi riscendiamo e andiamo ad inserire l'altro cipollotto 3x4 mm oro. Inserito anche il cipollotto questo dorato. Adesso sto uscendo da questo cipollotto 3x2 mm, praticamente sarebbe quello prima delle 380. Da questo cipollottino ci inseriamo in questa rocaille 80, magari così capite meglio. Quindi mi inserisco in questa rocaille 80 e andiamo a prendere un altro cipollotto 3x2 mm.
Il filo esce verso sinistra. Noi ci dobbiamo inserire quindi in questa rocaille 80 da destra verso sinistra. Quindi tiro e posiziono il mio primo cipollottino. Stessa cosa con il filo, esco sempre verso sinistra, vado a prendere il mio secondo cipollottino. E mi inserisco in questa rocaille 80 sempre da destra verso sinistra. Tiro e posiziono. Eccoci qua. Adesso rientro nel cipollotto laterale. Risalgo attraverso le rocaille 80. Ripasso attraverso le rocaille e mi porto a sbucare da questo cipollotto 3x2 mm. Adesso prendiamo 1, 2, 3 rocaille 15-0 e ci inseriamo nel cipollottino 3x2 mm successivo. Tiriamo il filo e come vedete abbiamo fatto un archetto davanti al cipollotto 3x4 mm. Piano piano ripassiamo attraverso le nostre perline. Sto uscendo da questo cipollotto. Possiamo evitare di risalire attraverso le rocaille, quindi ci inseriamo in questa rocaille 80. E risaliamo nel cipollottino. Quindi abbiamo preso una piccola scorciatoia. Risalgo nel cipollottino successivo. Perfetto. E adesso vado ad inserire le 3 rocaille 15-0. Ecco qui. Allora, questo è quello che abbiamo ottenuto. Dobbiamo fare la decorazione interna, quindi risalgo nel cipollottino 3x2 e ripasso nella rocaille 80. Entro nel cipollottino centrale e vado a prendere 2 rocaille 15-0 e mi inserisco nella rocaille centrale del mio archetto. Quindi prendo nuovamente 2 15-0 e mi inserisco nel cipollottino seguente. Ecco qui. Adesso sono uscita dal cipollotto, entro ed esco, entro ed esco dalla rocaille 80, rientro nel cipollottino. Qui vado a prendere 2 15-0, mi inserisco nella rocaille centrale dell'archetto. Andiamo ad inserire le ultime 2 rocaille 15-0. Quindi entro ed esco dal cipollottino. Allora, per adesso la situazione è questa qui, però adesso andremo a sistemare il tutto. Sto uscendo,
Sempre dal cipollottino ripassiamo attraverso la Rokail 80, rientriamo nel nostro cipollottino e adesso andiamo a prendere l'ultimo cipollotto 3x4 mm e ci inseriamo nel cipollotto successivo. Tiriamo, diamo una sistematina un po' a tutto. Adesso faccio dei giri a vuoto per rinforzare la lavorazione, dopodiché vado a tagliare il filo. Finito il modulino, adesso iniziamo la preparazione dei vari elementi. Ed ecco qui l'orecchino ultimato, super semplice. Vi faccio vedere anche l'altro. Ed ecco qui gli orecchini pronti. Allora, con questo modulino voi potete creare tutto quello che volete. Quindi continuiamo la lavorazione e creiamo il nostro anellino, oppure ne facciamo uno solo e poi mettiamo la catena, oppure più di uno e li uniamo sempre con degli spezzoni di catena. Oppure possiamo farci degli elementi per collana, quindi è veramente un modulino super semplice, si fa veramente con pochissimo, pochissimo tempo e con materiali semplicissimi, ma il risultato è veramente molto molto bello e sbrilluccicoso. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Bene, io con questo ho finito, vi do appuntamento ai prossimi video, vi auguro una buona giornata e vi mando un bacione. Per il nostro a tutti quanti. Ciao!